Sto amando questo prodotto, è un olio gel al profumo di cacao che lascia la pelle a parte morbidissima, ma poi non so, appesantita. Io lo metto subito dopo la doccia sulla pelle umida. Quando uso questi due prodotti insieme ho la pelle morbida per tutto il giorno. Vabbè, la crema una vale l'altra, ma questo prodotto mi sta piacendo davvero tanto. Quindi se avete la pelle secca o avete comunque bisogno di tanta idratazione, io vi consiglio questo prodotto. L'avevo comprato al mercato, quindi non so darvi, ecco, molte indicazioni, però è appunto un olio gel, quindi vi devono piacere comunque questi prodotti, perché è pur sempre un olio. Sto usando il contorno occhi di Gofu e mi sta piacendo davvero tanto. Oggi qui con noi abbiamo anche questa bellissima famiglia di brufoli, è da circa 3 mesi che ho il ciclo 2 volte al mese, quindi sono più le volte che sto male durante il mese rispetto a quelle in cui sto bene. Anche con questa crema, sempre di Gofu, mi sto trovando davvero molto bene. Però l'alterno perché voglio finire questa di Gumi, ma mi sa che è quasi finita perché la sento molto leggera. Forse qui su YouTube non ve li avevo mostrati, ma Gumi 2 settimane fa, mi pare, mi aveva inviato il contorno occhi, quello che vi ho fatto vedere prima, e la crema, però quella per l'autunno-inverno, che io uso la sera. Favolosa anche lei, cioè ha una, non lo so, ha una cremosità, questa crema sembra tipo panna montata, non lo so, sembra il formaggio spalmabile, cioè avete presente, no? Più o meno. Più avanti la userò anche di giorno, però siccome ho questa da utilizzare la mattina e questa di Gumi da finire, preferisco tenermi quella appunto per la sera perché è molto più ricca. Oggi non ho molta voglia di truccarmi, quindi andrò di correttore. Questo è il solito di L'Oreal, a Accord Parfait. Più tardi voglio andare a fare un giro in un negozio che ho aperto qui, credo ormai da ma forse 2 o 3 settimane, e da come ho capito è tipo un cinese, ma molto molto grande, molto fornito, e quindi voglio andare a fare un giro. Vediamo se vogliono venire anche mia mamma e mia sorella. Non so se andare adesso, cioè in mattinata, oppure dopo pranzo, non lo so, adesso vedo. Comunque poi più tardi vi faccio vedere anche alcuni vestiti che ho preso, non dico che ho comprato perché non li ho comprati, che ho preso al mercato della Crocetta,
che hanno fatto qui domenica, lo fanno una volta all'anno, è un grosso mercato, ma veramente enorme, e ci sono delle bancarelle bellissime che vendono capi firmati e anche non firmati, però è diverso rispetto al solito mercato che fanno qui il mercoledì e il sabato. Sono andata a trovare una ragazza che mi segue, che si chiama Susanna, che saluto, che appunto ha una bancarella, fa il mercato alla Crocetta di Torino. Niente, l'altro giorno mi ha scritto di passare, e quindi niente, sono andata a salutarla e mi ha voluto regalare dei vestiti, quindi poi dopo ve li faccio vedere perché non li ho ancora tolti dalla borsa, perché volevo appunto farveli vedere, perché ho detto che magari li uso, vabbè, quindi ho detto niente, li lascio nella borsa così poi li faccio vedere. Mi sa che andrò in mattinata a fare un giro. Sono appena arrivata a casa, finalmente c'è il sole e finalmente hanno finito di fare lavori, quindi ne approfitto e vi faccio vedere quello che ho comprato oggi in questo negozio. Orion Store, mai sentito, come dicevo stamattina, aperto da credo 2 settimane qui, e ho comprato alcune cosine, ma in realtà non ho fatto grossi acquisti. Ho speso 11,37 euro. Allora, hanno tutta una... vendono un po' di tutto, quindi detersivi, prodotti per la cura della persona, cose per la casa, insomma è un cinese gigante. Hanno un reparto dedicato a tutti gli articoli di cancelleria,
vi ho fatto vedere qualcosa, tutte le penne con i pupazzetti, le agende con gli avocado, insomma tutte cose molto carine, però devo dire che mi sono trattenuta. Ho comprato questa bustina per i documenti, rosa con, non lo so, questo dinosauro. È fatta così, vedete tutte queste stelline colorate che si muovono dentro la bustina. Rosa, c'era anche azzurra, bianca, comunque c'era in tanti colori e con altri pupazzetti. E la chiusura è fatta così. Questa l'ho pagata 2,50€, era la più cara, però è molto spessa come bustina. E questa l'ho presa per, in realtà le ho prese tutte per i documenti, oppure per quando devo portarmi dietro, non so, gli esami, devo andare a fare una visita, mi porto dietro sempre queste bustine, e questa volta le ho scelte molto sobrie. Questa è fatta così, con tutti questi barboncini. Ero troppo indecisa perché erano tutte bellissime, però non lo so, questa con il barboncino, credo. Sì, il barboncino, non lo so, mi piaceva di più. E l'ho pagata 1,50€. Rimanendo sempre in tema porta documenti, ho acquistato questo portalistino personalizzabile, però un pochino più sobrio perché, come vedete, è tutto nero. Ma questa sono io praticamente. Un giorno mi sento così e un giorno così. Vedete, dentro ha tutte queste, appunto, tasche trasparenti ed è perfetto per le fatture. L'ho pagato 3,39€. Andiamo avanti, anche se in realtà ho solo due cose da farvi vedere che non c'entrano niente con i portadocumenti, perché ho acquistato finalmente un piegaciglia con il pettinino, diciamo, incorporato. Questo l'ho pagato 2,50€ ed è un semplice piegaciglia, però con il pettinino, appunto, incorporato. Ma vedete, ha questo pettinino che permette non solo di piegare le ciglia, ma anche di pettinarle. Infine, per 1,29€, l'ho pagato pochissimo, ho acquistato questo pennello in silicone per applicare le maschere. Qui c'è scritto spazzola per la pulizia del viso e l'ho preso appunto per le maschere. È un semplicissimo pennello in silicone e se vi interessa lo trovate anche su Amazon, mi pare venduto anche in un set forse con delle spugnette. E infatti volevo comprarlo ma l'ho visto in questo negozio e l'ho preso. E basta, in realtà in questo negozio non ho comprato nient'altro. Ah, dimenticavo, con una spesa minima di 10€ c'era il regalo, la scatola questa da montare, porta cose. E tra l'altro era l'ultima, quindi niente, la userò sicuramente per organizzare qualcosa. Cambio la batteria. Come vi dicevo stamattina, domenica sono andata con Omar, sì, con Omar. Non è stata una bellissima idea andarci con Omar. Comunque sono andata con Omar a fare un giro al mercato della Crocetta più in tour, mi pare che si chiami. È un mercato gigante, bellissimo, con tantissime bancarelle di abbigliamento, sia firmato che non. E niente, Susanna, che è una ragazza che mi segue, che appunto ha una bancarella al mercato, vi lascerò poi tutte le info, se vi interessa, se siete di Torino, nel box, perché lei fa anche il mercato, diciamo, normale, appunto, in zona Crocetta, però in questo momento non ricordo i giorni, ve li lascio scritti qua. E così almeno se vi interessa qualcosa potete trovarla facilmente. E niente, mi ha scritto l'altro giorno su Instagram, sono passata a salutarla e niente, mi ha regalato questi vestiti. Uno in realtà l'ho comprato io per una mia amica, ma vi faccio vedere anche quello. Allora, primo maglioncino, perché sì, ho preso praticamente solo maglioncini. No, non ho preso solo maglioncini. Allora, questo è color panna con i bottoni tipo gioiello, con questa tipo madreperla e il bordino dorato. Si vedrà qualcosa? Perché il bianco ogni volta c'è un problema a farlo vedere bene nel video. Comunque è fatto così, è morbidissimo. Per un maglioncino 8€,
è veramente poco. Poi, siccome questo modello mi piaceva tanto, l'ho preso anche blu per cambiare un po'. Non ho preso tutto nero, vedete, sto facendo dei passi avanti. Questo blu mi piace tantissimo, è un blu, credo, tipo elettrico, è identico all'altro, quindi ha i bottoni, sì, insomma, è come l'altro. Non ho molti capi di questo colore, anzi, ho solo, credo, un cardigan, ho solo un cardigan proprio di questo colore identico e non ho nient'altro, quindi ho detto, ma sì, cambiamo un po'. Poi ho scelto un altro maglioncino di un colore che ultimamente mi piace tantissimo. Non ho nulla, credo, nell'armadio di questo colore e questa tonalità secondo me mi sta molto bene, perché lo sapete che io con i rosa, il rosa per esempio è un colore che non mi sta particolarmente bene, cioè mi spegne veramente tanto. Questo invece, questo fucsia, secondo me invece mi sta molto bene e mi piace tantissimo questo maglioncino perché, come vedete, è più corto davanti e più lungo dietro. Poi è forato, quindi questo lo porterò sicuramente con una maglietta di quelle semplici, strette al di sotto, altrimenti muoio di freddo perché vedete è tutto traforato. E mi piace appunto questo taglio perché spesso io faccio i nodini alle maglie per farle più corte davanti e più lunghe dietro. Ecco, con questo non devo farlo perché è già tagliato, è già fatto in questo modo. Altra maglia, questa è molto semplice, l'ho presa da mettere magari quando non so come vestirmi o quando ho bisogno di una maglia completamente nera, semplice. Tra l'altro ho notato adesso che è simile a quella che indosso oggi, però è senza cerniera. Questa è fatta tipo a polo, vedete, al colletto con i bottoni non finti, a costine. Queste alla fine sono le maglie che sfrutto di più e che metto veramente tutti i giorni, che stanno bene un po' con tutto. Infine, per me, dico per me perché questa giacca che adesso vi faccio vedere l'ho comprata anche per una mia amica e vi faccio vedere poi anche l'altra, ma c'è identica, semplicemente di un altro colore. Ho preso questa giacca con tutte queste frange. Vediamo se riesco a farvela vedere perché... Allora, facciamo una cosa, siccome è nera e non si vede niente, vi faccio vedere quella che ho preso alla mia amica, perché lei l'ha scelta viola e in video, non lo so, in nero non si vede benissimo. Quindi vi faccio vedere la sua, l'avevo messa da parte perché tanto in questi giorni, in teoria, dovremmo riuscire a vederci. Allora, lei l'ha scelta viola e ha fatto benissimo perché in realtà è molto bella viola. Se sentite botte non fateci caso, ma stanno facendo i lavori. Vedete, è una giacca tipo in non velluto, è fatta così, è morbidissima e ha tutte queste frange. Vabbè, ve la faccio vedere subito indossata questa, tanto devo solo metterla sopra. Molto bella. Molto bella, e lunghezza direi normale, cioè né corta né lunga, e molto bella. E basta, non ho altro da farvi vedere. Io ringrazio Susanna per avermi regalato tutti questi capi, l'ho già fatto anche in privato ovviamente, e come dicevo prima, tutte queste cose che vi ho fatto vedere costavano 8 euro, però alcuni capi anche addirittura 7 euro, quindi comunque trovate tutto tra i 7 e gli 8 euro. Questo comunque è il mercato, se vi interessa c'è anche la pagina su Instagram. Oggi c'è una bellissima giornata e ne ho approfittato per fare anche alcune lavatrici, siccome ho visto le previsioni o domani o dopodomani da tipo pioggia per tutto il giorno, quindi ho detto ne approfitto e faccio tutte le lavatrici. E niente, sto facendo la seconda lavatrice della giornata, aspetto che finisca e poi vado a stendere e tra poco mi preparo anche il pranzo e non so se farmi gli gnocchi oppure le cotolette di pollo, gli hamburger quelli di pollo, non lo so,
Mi stavo per fare questi gnocchi con la zucca, ma poi mi sono ricordata che ieri ho fatto la vellutata di piselli con la minestrina e niente, quindi mi scaldo quella così la finisco e gli gnocchi li proverò o stasera o nei prossimi giorni. Comunque continuo a dire che i piselli secchi hanno tutto un altro sapore rispetto a quelli in scatola, che sono sì più comodi, sono già cotti, solo da frullare, ogni tanto li compro anch'io, ma questi secchi è vero, li faccio cucinare per un'ora, ma non lo so, hanno tutt'altro sapore. Poi se come me non amate le bucce, comprate i piselli secchi spezzati, decorticati. Così quando fate la vellutata, quando frullate non rimangono i pezzettini che invece rimangono se utilizzate ad esempio quelli in scatola, no? Comunque qualche pezzettino rimane sempre. Con questi qua secchi invece, cioè, viene proprio una cremina. Sono passati credo 2 giorni dall'ultima ripresa, non ho fatto un granché, ha piovuto tutto il giorno, quindi insomma non avevo grandi cose da farvi vedere. Oggi però devo andare assolutamente a fare la spesa perché ho finito tutto, c'è anche l'olio, il sale, lo zucchero, devo fare proprio una spesa bella grossa. Comunque siccome sto per uscire voglio farvi vedere il cappottino di cui vi parlavo nell'altro video, perché poi alla fine mi sono dimenticata di farvelo vedere e niente, siccome devo metterlo adesso ve lo faccio vedere indossato perché secondo me soprattutto per questa stagione è perfetto. Allora, oggi c'è il sole, si sta molto bene, però ho fatto la prova a balcone, come al solito, sapete che io esco fuori per vedere, no? Se fa freddo oppure no. E oggi è più fresca la giornata, non fa freddissimo, però uscire solo con la felpa, non lo so. Stavo andando su per prendere il cappotto e volevo farvi vedere, cioè l'ho visto, mi è venuto in mente, volevo farvi vedere un regalo che mi ha fatto la mia amica, cioè è stato un regalo proprio inaspettato, infatti sono rimasta così senza parole, è un ognomo di quelli che si allungano, rosa, è bellissimo, guardate che carino, troppo simpatico, come dicevo si può anche allungare, ha questo cuoricino, perdonate la luce, e la marca se vi interessa, c'è ancora il cartellino, devo toglierlo, e questa Adi Trend che trovate da Maison e Cadeau, se non ricordo male, comunque troppo carino o carina. Vorrei farvi vedere il cappotto ma non so dove appoggiarvi perché questo è l'unico punto a quest'ora bello illuminato, ma non so dove appoggiare la fotocamera. Facciamo così. Cioè, voi mi direte, ma prendi il cavalletto, ma non ho voglia perché devo aprirlo, devo avvitare la fotocamera. Ecco, forse così si vede. Ok, questo è il cappotto. Mi piace tantissimo perché il cappuccio lo rende un pochino più sportivo. Vedete? E arriva sopra il ginocchio, quindi se non siete molto alte è perfetto. Non mi ricordo il nome esatto del cappotto, comunque il codice non ce l'ho più perché ho buttato lo scontrino e il cartellino, però se cercate sul sito di Piazza Italia cappotto con cappuccio dovrebbe uscirvi, c'è anche rosso e beige. Comunque è davvero molto bello, è perfetto per questo periodo. Finalmente sul divano, ma la giornata non è ancora finita perché devo preparare la cena, però adesso mi rilasso mezz'oretta perché da stamattina che non mi fermo un attimo, ho fatto mille cose da quando ho aperto gli occhi praticamente, poi sono andata a fare la spesa, esci dal supermercato, vai in macelleria da tutt'altra parte, poi vai a fare le commissioni, insomma oggi non mi sono fermata un secondo, quindi adesso mi rilasso mezz'oretta, mi guardo la mia serie stupenda, mi sta piacendo tantissimo, poi vabbè, inutile dirlo, c'è il mio attore preferito, stupendo, e niente, quindi adesso mi rilasso una mezz'oretta e poi preparo la cena. Questa è la serie, la trovate su Netflix e come al solito è un K-drama. Vi spiego brevemente di che cosa parla, giusto per farvi capire, anche se
magari metterò il beep su alcune parole perché non vorrei che YouTube mi bannasse il video perché è molto sensibile su certe parole. Allora, in Corea, nella serie, la popolazione sta diminuendo giorno per giorno perché troppe persone ogni giorno si tolgono. Ci sono però gli angeli della morte che devono salvare queste persone prima che arrivino al punto di togliere. Però dietro ad ogni pensiero c'è una storia che parla, non lo so, di bullismo. Insomma, ci sono varie sfaccettature, tocca comunque argomenti molto delicati, molto profondi. Io non sono solita a guardare queste serie perché soprattutto certi argomenti mi mettono ansia, però sono al sesto episodio e per il momento non la trovo così pesante. Vedremo più avanti, ma mi sta piacendo. È molto toccante. Poi vabbè, a me i K-drama piacciono tanto proprio perché non lo so, mi emozionano tantissimo, ma questa proprio mi, non so, la trovo molto profonda e commovente. Eccomi qua, allora, pasta buonissima. Io non lo so, penso che non esista, non lo so, non l'ho mai vista, ho un po' improvvisato. Cioè, veramente ho detto boh, zucca.
ricotta, salmone. Ho messo insieme gli ingredienti ed è venuta fuori questa pasta. Però in realtà, cioè, non ho seguito nessuna ricetta. Comunque è venuta buonissima. Io adesso vi saluto, spero di avervi tenuto compagnia con questo video. Ci vediamo martedì con un nuovo vlog. Ciao!